Nelle impostazioni di base è possibile andare a effettuare una serie di impostazioni che verranno poi mantenute per quando si utilizza l'antenna che si è settata. Partiamo dal rilievo. Qui è possibile andare a impostare di default l'altezza della palina. È settato 1,5 m, ma è possibile cambiarla ovviamente sia di default sia poi nel libretto che andremo a creare, quindi nel rilievo che andremo ad effettuare. Il controllo precisione, sta semplicemente ad indicare quando è possibile battere punti in modalità automatica, o meglio, al momento in cui io batto il punto, se la precisione è all'interno dei parametri che io sto impostando, il punto viene battuto, altrimenti bisognerà cliccare su forza misura se i parametri sono superiori a quelli che abbiamo inserito in precisione orizzontale e verticale. In questo caso abbiamo 5 centimetri sia su horizontal che vertical. La durata della misura è il tempo di osservazione che, espresso in secondi, che l'antenna utilizzerà, che il software utilizzerà per collezionare le informazioni. Di default 5 secondi, ma ovviamente è possibile cambiarlo. Ci sono anche impostazioni per il rilievo continuo, quindi rilievo continuo è possibile effettuarlo in base alla distanza o in base al numero di punti che voglio rilevare. Distanza è impostato minimo 3 metri. Informazioni vocali sono di default attive, in questo modo il software T-Pad continuerà a darmi delle informazioni quando sta lavorando, quindi soprattutto utile in fase di tracciamento. Queste sono le impostazioni di default. Per quanto riguarda il tracciamento, anche qui ho le precisioni e il limite per il posizionamento di precisione, quindi in questo caso viene utilizzato 1 cm. Anche qui informazioni vocali attivate. Codici descrizioni. Nel momento in cui noi andiamo a collezionare un punto, possiamo scegliere tra una serie di descrizioni che sono preimpostate. Se voglio aggiungere qualche descrizione, posso tranquillamente cliccare sul tasto più e aggiungere il mio codice e la mia descrizione. Verranno mantenute all'interno della memoria, così potrò utilizzare quello che mi interessa. Cliccando su questi tre puntini è possibile modificare o eliminare una voce già esistente. Risparmio energetico, qui interessante perché lo schermo di default resta sempre attivo e la luminosità sempre al massimo. Schermo sempre attivo è fondamentale ovviamente perché nel momento in cui stiamo tracciando o stiamo rilevando, dal primo punto al secondo punto potrebbero passare alcuni minuti mentre lo raggiungiamo, quindi è importante che lo schermo resti sempre attivo. Altra cosa importante, bisogna andare a verificare poi nel proprio smartphone e quindi nel proprio sistema Android quanto tempo è possibile lasciare attivo lo schermo. Nel mio Samsung la massima durata dello schermo attivo è 10 minuti, in alcuni dispositivi può essere anche illimitata o altro. Le impostazioni di base di T-Pad sono queste, oltre alla connessione con il distanziometro. Se io ho un disto Leica Bluetooth posso configurarlo e questo ci tornerà utile nel momento in cui andremo a battere punti per intersezione perché le distanze misurate col disto potranno essere in automatico inserite all'interno di T-Pad.